Ben ritrovati in Psiche dintorni Home Edition insieme a Elena Lorenzini, psicoterapeuta, per affrontare tutti i piccoli pensieri o anche grandi emozioni che proviamo nel corso della nostra giornata o della notte, Elena. In questo caso della notte, perché è uscito recentemente un articolo, una ricerca che ha visto che i giovani adulti, quindi dai diciamo 15 anni fino a 23-24 anni, hanno spostato la loro vita di notte e quindi praticamente rimanevano svegli fino alle 4, alle 5, addirittura completamente tutta la notte, e in quel momento i ragazzi trovavano la propria autonomia e la propria indipendenza. Beh, diciamo che vivere la notte, soprattutto quando siamo giovani, fa piacere, no? Perché è quel senso, insomma, di libertà nella questione lockdown, quando tutto si è rivoluzionato, la questione è andata anche oltre. Però, se ricordate bene, Enzo Arbore fotografò benissimo questa voglia di vivere di notte con quelli della notte. Facevamo tardi per guardarlo e c'era la famosa canzone che diceva: che stress di giorno, ma la notte no. Il giorno mi tormenti così, il giorno mi fai dire sempre sì, ma la notte no. Ecco, che riassume un po' questo che stiamo dicendo e che vogliamo affrontare con Elena. Sì, che poi il punto appunto che in questi giorni, in questi mesi di lockdown, comunque di media riapertura, qual era il problema? Che di giorno nella famiglia c'erano più persone con più esigenze, quindi anche trovare uno spazio di privacy o di stare un po' da soli era abbastanza complicato. Quindi mentre di notte con tutti i familiari a letto, ciascuno che leggeva un libro, che guardava magari, giocava alla PlayStation o ascoltava YouTube, cioè quindi non solo i ragazzi, ma anche gli adulti hanno visto che hanno proprio avuto uno spostamento diciamo, delle attività anche di notte, no? Quindi proprio dovuta anche un po' a volte all'insonnia e alla preoccupazione, ma dovuta anche al fatto finalmente sono da solo e faccio quello che mi pare. E questo si chiama anche jet lag sociale, cioè nel momento in cui per vari motivi lavorativi, studio, le persone dormono meno la notte. Quindi, che ne so, hanno anche utilizzo di caffè o sostanze eccitanti per stare svegli. E quindi poi hanno un problema al giorno, un po' come quando andiamo, che ne so, in America e quindi c'è il fuso orario e quindi non riusciamo poi a risincronizzarci con gli orari, no, del paese dove stiamo. Ovviamente a lungo andare non fa bene. Non so però se hai fatto caso, perché insomma di insonnia in questo periodo in tanti ne hanno sofferto. In quante pubblicità ci sono che riguardano sonniferi o comunque aiuti per dormire più o meno blandi, diciamo blandi, insomma, il sonnifero, quello vero, te lo deve ordinare il medico. Sì, è vero, c'è un aumento sia di pubblicità legato quindi a sonniferi, diciamo appunto, comunque a, diciamo, ciò che aiuta a dormire, e anche diciamo agli infusi e tutto ciò che è per il relax, perché ovviamente in un periodo di chiusura nel quale le persone, lo stress era alle stelle. Tutti noi siamo ricorsi, no, a qualche aiuto, a qualche camomilla per cercare di stare un po' più sereni, no? O comunque cercare di stare il più tranquilli possibile in una situazione che un po' di tranquillo aveva ben poco. E riguardo ai ragazzi, qual è poi il problema? È che essendosi abituati quindi ad avere una vita notturna, che poi come dicevi giustamente te, da giovani tutti sono usciti, hanno fatto, ok, però magari non stare perennemente collegati, no? Perché il problema è la dipendenza dalla connessione, quindi dal giocare alla PlayStation o stare al computer, nei social, è quello di cercare piano piano di ritornare alle proprie abitudini di prima. Quindi invece di andare a letto alle 4, alle 5 di mattina, magari ci andrò all'una, o cercare di riuscire a stare un po' disconnessi, perché poi il rischio, soprattutto nelle giovani età, è quello di creare una dipendenza appunto dai social e dal computer. E poi si perdono il giorno, che ragazzi, vi posso assicurare che è molto bello comunque stare in movimento quando fuori c'è il sole.
è un po' come si dice quando nasce un bambino, ha scambiato il giorno con la notte. Assolutamente. Bene, ci salutiamo qua. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti.